parole. Se Dio sta aspettando e dove tramonta il sole. Parole, per chi racconta sa esporsi. L'impronta delle suole su tutti i tuoi rimorsi e i discorsi a cui non credi per davvero. Se non basta se ne cedi per opporsi all'impero. Quei piedi sul sentiero e gli occhi sui traguardi. Più ti vedi sincero e più diventi un bugiardo. Rieccoci. Sì, da un po' che non si tornava su YouTube, però questo film secondo me merita due parole. È un film meraviglioso e lo è per vari motivi, fondamentalmente 3 o 4, che saranno quelli su cui mi concentrerò per questo breve video. E inizio appunto subito con dire che il film mi è piaciuto davvero molto, non vedo l'ora di rivederlo. Il motivo più banale, ma è meglio dirlo subito perché così almeno ce lo togliamo di mezzo, sono i riferimenti alle serie, quindi a Clone Wars e a Rebels, che mi sono piaciuti fondamentalmente per due motivi. Da una parte perché era necessario che prima o poi rientrassero anche nei lungometraggi i fatti che accadono in quelle serie e che comunque influiscono sull'universo cinematografico, e in secondo luogo, molto banalmente, perché sentire al cinema "oh, ma questo non era morto" mi fa davvero stare bene. Se c'è qualcosa che rovina Star Wars, che è forse la pecca di Star Wars e che non dipende ovviamente da Star Wars, è il suo fandom, e io credo che i Legend Fag siano fondamentalmente coloro che più rovinino il fegato a ogni estimatore della saga, quando ti dicono "ma i libri, i fumetti e le serie TV non contano, sono più importanti i film", dicendo trovarseli là con la bocca aperta che non sanno un cazzo e con una mazzata tra capo e collo qual è quella appunto di Maul, è molto appagante, ecco. In particolare comunque il film mi è piaciuto per ragioni un po' più, diciamo, profonde. Prima di tutto perché secondo me è un film che rompe totalmente con i canoni della saga. Non è più un film diciamo su un avvenimento, è un film su paesaggio. La narrazione è paesaggistica, e lo stesso personaggio Han Solo vale e risalta in quanto di fatto epifenomeno di un paesaggio che è di fatto quello che noi viviamo per l'intero film. Non è solo la gabbia in cui era tenuto e che viene ben presentata all'inizio, ma nel corso di tutto il film, attraverso la psicologia di Solo, psicologia che ovviamente è determinata da quel paesaggio lì. Anzi, soprattutto la maniera in cui viene esplorato il paesaggio attraverso sarebbe da fare un discorso lungo e complesso, ma non lo voglio fare anche perché dovrei rivederlo. Le altezze e le profondità che vengono presentate nella pellicola, nel film. In ogni caso è interessante che per la prima volta non si parli più, non si poteva neanche, essendo un film appunto su Han Solo e quindi ambientato in quel periodo là, dopo l'Ordine di Santa Sebia, dicendo. Ho letto recensioni, ma non ci sono i combattimenti Jedi, ma c'è solo uno Star Destroyer, non è Star Wars, vabbè, non avete capito un cazzo. È interessante perché non è più quindi uno sguardo sull'avvenimento importante, ecco, sul quello che noi reputiamo l'avvenimento importante, quindi il combattimento dei Jedi o quello che succede in Senato. È un film che guarda appunto ciò che il Senato, ciò che comanda, ciò che l'impero ormai comanda, ciò per cui gli Jedi combattono,
e via dicendo. E in questo senso è anche un altro modo di fare storia, no? Non è più guardare la battaglia di Hastings, per dire, o guardare, non lo so, una determinata legge o un determinato avvenimento, l'incoronazione di Carlo Magno, per fare una certa storia, ma guardare le condizioni di vita, le condizioni territoriali, paesaggistiche, appunto, dal basso, che sono di fatto la storia. È Bousquet. Certo, noi con Star Wars abbiamo capito, abbiamo compreso qual era la ribellione, abbiamo capito, non intuito, abbiamo capito cosa fosse la ribellione. Ma ecco, Bousquet diceva, un conto è capire la rivoluzione, un altro conto è far la storia di una rivoluzione, che è impossibile, perché significherebbe conoscere l'inizio della rivoluzione, significherebbe andare a trovare il primo contadino che ha smesso di salutare il padrone. È una cosa che storicamente è di fatto impossibile, e che tuttavia in un universo fantascientifico questo è possibile, e che solo a Star Wars Story fa questo, mostra con Enfin Est il pianeta di Savarin, mostra questo, i primi che smettono di salutare i padroni, e questo, quindi l'alba crinese, e questo per me questo ha sconvolto, penso che sia un nuovo orientamento, una nuova prospettiva che era prima di tutto fondamentale, in secondo luogo stupenda, cioè quasi commovente, e soprattutto non telefonata, non diciamo non propriamente sì, garantita, non mi viene il termine, comunque, ecco, non così scontata, anzi, politicamente peraltro il film fa una cosa molto interessante, questo è il secondo punto per cui mi è piaciuto molto, mostra per tutti gli umani chi è che inizia, che grida per primo alla ribellione. È il droide L337, quello di tra virgolette, perché non è neanche suo tecnicamente, comunque il droide L337 Lando, il primo quindi è un droide che grida la ribellione, nemmeno un umano, e via dicendo, una rivincita del silicio sul carbonio, che di fatto è un aspetto, io credo, da tenere in considerazione, e che politicamente è esaltante. Guardiamo, ma politicamente anche per ciò che concerne ovviamente la nostra esperienza quotidiana, e che riguarda anche un certo ambito di studi, che cioè la domanda perché la vita si sia sviluppata dal carbonio piuttosto che dal silicio è una domanda interessante. E le macchine di terza generazione cosa mostrano? Le macchine, appunto, quelle del fine ventunesimo inizio ventunesimo secolo, mostra appunto che la vita si può sviluppare anche dal silicio, e Star Wars addirittura dà una coscienza etica, cioè una gioia rivoluzionaria in questa macchina di terza, quarta generazione, quella del droide, e che a quanto pare funziona molto meglio di diversi umani. Vabbè. E non mi dilungo, perché sennò sarebbe infinita la cosa. Sempre rimanendo sul
discorso del droide, il terzo punto che secondo me è meraviglioso del film, è la sessualità liquida, instabile, fluida, una sessualità post-genere che emerge dal film. Al di là della pansessualità di Lando c'è che appunto quando il droide muore la chiama piccola, e c'è di fatto una cybersessualità del droide, il quale ha dei ripensamenti sull'amore di Lando e ad un certo punto dice anche no, però siamo incompatibili, via dicendo. Quindi c'è anche una sessualità del silicio, il che mette di fatto in discussione interamente la sessualità eteronormata, e dall'altra parte mette in crisi l'identità di genere. Rimane comunque, non è che la Disney abbia fatto un film queer, sia chiaro, però diciamo che con Solo per la prima volta siamo proiettati in un universo, diciamo, post-genere, no? Come diceva, come prospettava la Haraway nel manifesto Cyborg. Noi possiamo essere i responsabili delle macchine, perché siamo i responsabili dei confini e le macchine non ci minacciano né ci dominano. Ma come loro possiamo essere sui confini? E Lando in effetti è sul confine, che lo fa essere ovunque, così come il droide alle 3.37 sposta, fluidifica la sessualità. E che questa sarà una cosa che non sarà assolutamente apprezzata, perché già c'era stato lo scandalo per via dicendo, più adesso nei fumetti c'è anche uscita la coppia lesbica e via dicendo, per cui anche qui ci farà la risatina sopra l'ignorante. Però penso che queste tre cose, la narrazione paesaggistica che riporta a un inizio della rivoluzione appunto dal basso, la rivincita del silicio sul carbonio e questa sessualità liquida e questa era post-genere, queste tre cose messe all'interno di un film, uno spin-off, che io credo che siano, che al di là di tutto, ovviamente, al di là di tante altre cose che mi sono piaciute, ma di cui mi interessa meno, come ad esempio la cassa, mi è piaciuta molto, mi è piaciuto il cazzo di piovra enorme, piovra galattica del buco gravitazionale in cui poi è stato risucchiato, cioè quelle cose là piacciono. Lei dice, no, questi tre punti secondo me fanno di questo film un gran film, un film anche rischioso, ma un film che secondo me è davvero molto politicamente rilevante, più di dei tanti film politici che si fanno oggi o che si dicono tali. E dall'altra parte è appunto un film che da fan di Guerre Stellari lascia una prospettiva ulteriore, che anzi più prospettive ulteriori che ritengo tanto fondamentali quanto necessarie, urgenti, stringenti. Quindi non vedevo l'ora, ecco, di un film del genere. Poi certo ci sono delle cose che non mi sono piaciute, tipo la banalità anche lì, tipo dei refrain che sono tipici dei film americani, quando che dice non fidarti mai di nessuno, e già sai che tornerà alla fine a dirlo mostrando che queste cose qua non piacciono, però sono inezie. Cioè il film è per me un gran film, e inizio a pensare che gli spin-off di Star Wars siano davvero dei propulsori ulteriori della saga, e forse dei punti di vista, delle prospettive
sulla saga, che la fanno vedere in maniera diversa, no? Ad esempio, lo scorso spin-off Rogue One aveva mostrato comunque una certa un certo pantano nella resistenza. E, ma no, no, non mi dilungo qua. E anche qui adesso vediamo un'altra prospettiva ancora, che si interseca certo sulla saga originale, con la saga principale, e che però l'approfondisce, la curva, la piega, e anche la spiega, ma soprattutto la muove diversamente, ecco. E niente. E ecco, basta, tutto qua, sono già dilungato abbastanza. Ciao a tutti. Il lato oscuro in chiave trasparente. Dice la tua madre che il lato del male porta a fare il segno della croce partendo dall'amen. Eresia sperimentale induce i tossici a farsi le spade laser. Buchi neri per un trip stellare. Metropoli funerarie, acide stabilizza.